Anche se qualche volta prendo per mettere sul mio sito qualche articolo di Roberto Saviano, non è che io tutti i giorni lo segua, mi interesso di quello che lui fa o scrive. Sono venuto a sapere di questa storia che adesso vi racconterò, quando ho messo su YouTube un mio video, e naturalmente poi escono anche altri video, e tra questi uno in particolare di un prete di Palermo, mi pare, un certo don aspetta, Minutella Alessandro, che è stato poi anche scomunicato per eresia e per apostasia, il quale ne dice di tutti i colori contro Saviano, dice che è uno schifoso perché avrebbe, in occasione del Natale, pubblicato sulla sua pagina Facebook una foto di una donna che sta per partorire, un po' realistica, tant'è vero che è stata anche da qualcuno censurata, e fa dei commenti, il suo augurio lo esprime attraverso un commento a questa foto. E dice più o meno così, scusate se la voglio leggere, stanotte, scrive il 24 di dicembre, stanotte la nascita di un bambino nato tra contrazioni, dolori e sangue come tutti. Da una madre carica di una responsabilità troppo grande, come tutte le madri, con un padre spaventato e incerto su ciò che è giusto fare, come tutti i padri, nato povero in una famiglia costretta dalla burocrazia del censimento a un viaggio sfiancante. Celebro la nascita del Gesù uomo, che come tutti viene scaraventato senza chiederlo nella vita e che a guardarlo così mi fa sentire meno solo. Buon Natale. C'è stata una reazione immediata, non soltanto per la foto, giudicata secondo alcuni scandalosa da censurare come se le madri, ogni mamma quando dà alla luce un bambino, non si comporta in quel modo, no? Però far vedere la foto, le foto, qualcuno si scandalizza, inorridito. Ma soprattutto c'è stata una ribellione, possiamo dire, nei confronti di Saviano per quello che ha scritto, come se lui ritenesse Gesù soltanto come un uomo. Sappiamo tutti che tanti, tanti ammirano Gesù come uomo e basta, non come figlio di Dio, per quello che ha fatto, leggendo il Vangelo, ha fatto questo, ha fatto quello. E poi, io non mi sento di giudicare Saviano perché pensa in questo modo. Non è credente, e vabbè, vede Gesù Cristo a modo suo, non come figlio di Dio, ma come un essere umano che ha patito, che ha sofferto, e che ci ha dato un grande esempio anche per i suoi grandi insegnamenti. Ma quello che veramente mi deprime, che veramente mi fa star male, è quando un prete che dovrebbe credere, no? Nella dottrina anche della Chiesa, no? A riguardo nel Natale, va oltre. Ma oltre nel senso
che dà più importanza a Natale, limitandosi all'esteriorità, a degli aspetti che sono, non dico banali, ma che non colgono il senso del mistero di Dio. Ecco, per farvi un'idea, bisognerebbe che qualcuno di voi andasse su YouTube e sentire questo prete, che ne dice di cazzate a non finire, sulla religione, sui papi. Lui non vuol vedere questo papa attuale, dice che non è un papa, per cui non obbedisce e tutto quello che fa lo fa contro quel Dio, contro quella religione in cui questo prete, no, Don Minutella, crede. E per lui il papa vero è sempre Benedetto XVI. Ebbene, come giudicare questo prete pazzoide? Basta guardarlo in faccia, quando parla, quando urla, quando si appella alla Madonna. Pensate, si appella alla Madonna e lui dice che sente delle voci. Madonna che dice a lui, parla, dice così, parla, parla. Parla di queste cose. E poi si è anche inventato un'acqua, così dicono, miracolosa, e naturalmente, per guadagnarci sopra, no, come al solito, avrà bisogno anche di soldi, no? Quando uno poi mette in moto un certo movimento, beh, lo vediamo, no? Anche nella politica occorrono i soldi, no? Occorrono i soldi, vabbè. Qualcuno l'ha definito un millantatore. Che parola. Ma qualcuno non sa cosa significa, no? Allora, sono andato anche perché è giusto, no? A leggere il vocabolario. Millantatore è un personaggio che ricorre nella letteratura di tutti i tempi e anche in particolare nella commedia dell'arte. Colui che ha atteggiamenti boriosi e vanagloriosi in pubblico, facendo ricorso a menzogne iperboliche. No. O a clamorose esagerazioni. O ancora si attribuisce qualità o titoli che non sono suoi, no? Però sono andato anche a vedere un po', a me piace molto andare a vedere, cioè praticamente i sinonimi, no? Delle parole. Perché danno anche una maggiore conoscenza del senso della stessa parola. Allora, cosa ho trovato? Leggo, eh. Millantatore, sinonimo, fanfarone, gradasso, megalomane, megalomane, pallone gonfiato, sbruffone, smargiasso, spaccone. Ecco, cosa dobbiamo dire? Don Minutello è un po' tutto questo. Spaccone, fanfarone, no? Un gradasso, millantatore. Basta che c'ha modo di sfogarsi, no? Ecco, dicendo questo, dicendo quello, lui si crede chissà chi, è un poveretto, però purtroppo nella vita incontriamo queste persone, no? Ecco, ma sentite qualche predica, c'è da spaventarsi, no? E ripeto, tanto più che si aggrappa alle socche della Madonna, facendo dire alla Madonna quello che vuole lui, naturalmente. La Madonna mi ha detto di dire, sì, va bene. Crediamoci a queste sciocchezze, no? È un poveretto. Beh, a me non interessava che la Chiesa l'avesse scomunicato, perché
può fare quello che vuole anche lui, no? Può dire quello che vuole, ma anche posso dire che lui è uno squilibrato, no? Lo posso anche dire, perché va bene, c'è libertà, no? Almeno nella Chiesa, anche di dire ciò che si pensa. Spero che ci sia questa libertà, tanto più che poi non è che faccia molto interesse alla Chiesa questo tizio, no? Perché la scredita, perché ne dice di tutti i colori a modo suo, vorrebbe creare una Chiesa a modo suo. Ora, ripeto, che Saviano, che non sia, non so se è un credente o non credente, se a me non interessa, ha una sua opinione su Gesù Cristo, lo vede soltanto come uomo, ha visto la nascita così, eccetera, eccetera. Cosa devo dire? Niente. Ognuno è libero di dire quello che vuole, di vedere anche... Però quando uno è credente, io mi aspetterei, no? Veramente un qualche cosa di profondo. Ma davanti a un mistero che cosa dobbiamo dire? O tacere? O cercare di andare alla fonte, all'origine, no? Anche se è un mistero, chiaro, no? Ecco, e meno se ne parla, meglio è, perché è un mistero. Davanti alla fede, e bisogna stare attenti. Allora, c'è uno, Saviano, che non crede e dice quello che pensa sul Natale. C'è uno che crede, un prete che crede di credere e dice le grandi scemenze, stupidaggini, no? E questo è che mi fa paura. Ma non penso che la Chiesa abbia paura di Roberto Saviano perché esprime quello che vuole. Ma la Chiesa, casomai, teme questa gente non perché in nome della libertà di parola, perché è un libero, un spirito libero. Questo qui è schiavo di se stesso, della sua stupidaggine, no? Dice queste scemenze che mette a discredito la fede stessa, ma quella profonda, questa che voglio dire. Non i dommi, mica dommi, lui li sostiene, vabbè, in un modo ridicolo, no? Ecco, come se fossi i dommi. Allora, qui bisogna entrare dentro di noi. Io sono convinto che anche Saviano è fuori di se stesso quando dice certe cose, quando parla di fede. Non conosce che cos'è lo spirito, non conosce che cos'è il mistero di Dio, del mondo del divino. Beh, anche lui lo dice. Io ci credo. Ed è proprio nella interiorità, nel mio essere, che io scopro la sorgente del mistero. Certo, non conoscerò mai chi è Dio, e meno male, perché i mistici dicevano che non si può dire niente di Dio, bisogna tacere. Perché più dico di Dio, quello non è il vero Dio. Ecco dove vorrei che si puntasse, ma anche la Chiesa stessa. Ma perché vengono fuori questi pazzoiti di preti, no? Che vorrebbero un fondamentalista in genere, beh, questo qui è più fondamentalista di fondamentalisti, eccetera, eccetera. Si crede un padre eterno, ma è un grande cretino, uno stupido, no? Ecco, ha qualche problema psichiatrico, beh, lo vedono tutti, lo dicono, no? Ecco, ma cavoli, ma la Chiesa, anche davanti al mistero del Natale, Saviano avrà detto quelle cose, ma la Chiesa che cosa ha detto nel mistero del Natale? Ha detto cose più esteriori ancora, più esteriori ancora. Basta vedere le festività natalizie, basta vedere come si è vissuto l'avvento, no? Per cui, perché scandalizzarsi, no? Di Roberto Saviano, quando noi dovremmo scandalizzarci dei cristiani, della Chiesa stessa, che ancora una volta quest'anno ha tradito il mistero natalizio.